una persona onesta, una brava persona direi, dopo la gente si dimentica di te, perché non sei più il giocatore, non sei più l'attore, non sei più la persona famosa, ma se tu sei una persona umile, sei te stesso, non ti vendi, la gente si ricorderà sempre di quello e vorrà bene la persona, perché prima è un giocatore, prima è qualsiasi cosa, tu sei una persona. E cerca veramente di non dimenticare da dove vieni, che oggi come oggi la gente si dimentica molto facile, perché no, c'è i soldi, c'è questi qua, telefonino, qualche figa, però tutto torna, tu raccogli quello che sei. Ma delusioni ne ho avute tante, come parte della vita, non è però diciamo quella che ti ha lasciato più la mano, perché magari eri convinto che quella giornata era. no, ma guarda, più che una giornata direi quello che più mi ha deluso è stato il rugby in sé. Sai, io ho cominciato uno sport che era leale, che era vero, che era di uomini, e ho finito dove dicono che uno sport così, per se dopo l'Italia può farle uno storto alla Francia, o la Francia, l'Italia, l'Inghilterra, lo farà. Oggi con me ci sono gli stessi giocatori che mandano le lettere ai commissari quando si sospendono così, dicendo che non ti sei potuto allenare perché il pugno che l'hai tirato a te, questo mi ha deluso. Il rugby era uno sport di valori, di veri uomini, e oggi come oggi hai gente che comunque finita la partita va a cercare i minuti dove uno è stato pestato per cercare di togliere un giocatore. E queste cose non si sanno, ma ci stanno. Sono stato deluso più che altro dello sport, dei dirigenti del rugby in sé, no? Perché Ma qual'Italia o in generale? In generale, tante cose che hanno fatto che per me il rugby oggi cazzo entra tutti col gel in campo, guardatelo io. Tutti pettinati così, si guardano. Lo so, io sarò un quasi calamita. calciatori, sì. Ormai, quasi sì. Però sono ancora i picchi, molti di loro. Sì. Sono ancora i picchi, Ma sono no, ancora i picchi. battuta Non del tutti però. passaggiatore. Ma non, Non tutti però non tutti qualcuno c'ha ancora però sono i picchi. come dite così, cioè ci sono ancora molti ragazzi che giocano ancora come una volta. Sì, io penso che il rugby, quello che giocate voi, Perché loro sono molto motivati, cioè nel loro campo. quello che fate voi è tra amici, che tu devi lavorare, devi studiare, e tu fai lo sforzo alla sera per arrivare, per stare con i tuoi compagni, e il weekend viaggi, giochi. Quello per me è l'unico vero rugby che rimane, nel senso le piccole squadre, Serie B, Serie C, dove la gente gioca per passione, per amore. Non, nel senso, non prendete male quello che dico, non sto sbuttando nel piatto che ho da mangiare, però io sono stato deluso da questo. Ed è come diceva lui, no? Il mondo è cambiato, adesso non scrivono più, nel senso è tutto diverso. Infatti io mi sentivo già di un'altra era, di un altro periodo. Infatti non so che fine faremo io. Ragazzi, questi sono valori veri, capito? Quindi io credo che voi, insomma, negli occhi avete, ho capito quello che dicevo, sono tutti così. Si parla in generale. Io quello che gli voglio chiedere è questo: da grande sportivo, tu consiglieresti a questi ragazzini che hanno 14 anni, quindi stanno nel primo anno di 16, quindi immagino. Consiglieresti loro comunque di perseguire il sogno? Perché nel caso del mio figlio c'è proprio il sogno, penso anche loro. Gli consigli comunque di perseguire quel sogno o dici voglio lasciate perdere perché non è più quello di una volta? Cioè, perché loro hanno sempre l'idea che sia quella purezza e quella bellezza di cui parlano, hanno cominciato piccini, quindi loro si sono cresciuti.